È un brusco risveglio per i mercati delle cripto. Bitcoin tira lo sciacquone proprio durante la notte. Lunedì amarissimo, ragazzi, per i mercati, che in questo momento stiamo circa meno 16%, ragazzi, ha toccato anche punte di meno 20%. Stessa sorte a tutte le altcoin, ma questo ribasso ha un significato che va oltre il semplice ritracciamento da un trend che comunque, ragazzi, aveva fatto il 300% negli ultimi mesi. Questo ribasso significa qualcosa in più. Dobbiamo stare attenti che cosa sta cambiando. Già ieri vi avevo accennato al fatto che oggi avremmo fatto le analisi del grafico, ragazzi. Ovviamente volevo fare un'analisi che in situazioni di prezzo differenti, chiaramente come tutti, ragazzi, ma non è possibile, come sempre, governare l'andamento dei prezzi, perciò la facciamo con i prezzi in ribasso. Ma oggi andiamo a guardare che cosa sta succedendo sui mercati in questo momento per tirare le nostre conclusioni su quello che poi alla fine è la struttura del ciclo mensile, quindi di quello che è un ciclo più breve. Ma non ci fermeremo qui in questo momento, perché secondo me è fondamentale andare a fare un focus anche sul time frame settimanale e, in ultima analisi, quello che riguarda il mese di gennaio, proprio perché attraverso l'analisi con il mese di gennaio andremo anche a guardare quello che potrebbe succedere in tutto il mese, ragazzi, non fermandoci soltanto alla giornata di oggi, allo sciacquone di oggi. Quindi ci spostiamo sui grafici per andare a fare tutte queste analisi, ragazzi. Ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un pollice in su per questi video. Ragazzi, lo so che è un momento difficile per tutti, un po' di panico generalizzato c'è, ma faremo una serie di conclusioni e anche di ragionamenti su queste cose, ragazzi. Pollicioni, ok? Allora, siamo sul grafico di Bitcoin e che candela rossa ha tracciato, incredibile, soltanto pochi giorni fa. Pensare a una cosa del genere, come sempre il mercato delle cripto ci hanno abituato a queste cose, ragazzi, e c'è poco da fare. Allora, fa due candele rosse Bitcoin, una il 9 di gennaio e una ieri il 10, con una shadow molto pronunciata, ragazzi, e fino alla giornata di ieri tutto nella normalità. Va a toccare questo livello di supporto che era 35.000, insomma un livello di supporto abbastanza classico, il massimo precedente di questa giornata del 3. Dopodiché, ragazzi, oggi panico generalizzato, una all red come candela, quindi totalmente rossa, bruttissima, e insomma non è ancora chiusa. Speriamo che in questo momento i supporti reggano. Quali sono i supporti immediati di Bitcoin in questo momento, ragazzi? Il primo di tutti, la media mobile, che vedete a 21, ve la rifaccio vedere, la classica media mobile a 21 periodi, ragazzi, questa qui. La media mobile in questo momento rappresenta un baluardo di supporto per quanto riguarda Bitcoin nel brevissimo. Dopodiché, ragazzi, si va giù, e si va giù anche un pochino, perché abbiamo due livelli di supporto. Però ho tirato via questo, ok. Abbiamo due livelli di supporto. Uno è intorno ai 30, ve lo faccio vedere, che è qui più o meno 29-30, questa zona. Dopodiché avremo i 27.000 dollari come altra area di supporto. Io direi che potremmo anche assistere a un'eventuale discesa in questa zona e poi una risalita di Bitcoin, magari in close sarebbe auspicabile, ma dalla giornata di oggi andremo ad evincere anche una serie di considerazioni sul fatto se Bitcoin ha fatto meno il famoso massimo del ciclo annuale. Lo attendevamo tra febbraio e gennaio, quindi gennaio e febbraio, ma in realtà, ragazzi, non sappiamo se questi 42.000 dollari sono effettivamente il massimo del ciclo annuale. Ciclo annuale, ragazzi, che andrà in chiusura ovviamente a marzo, entro marzo tecnicamente dovrebbe essere,
perché lo scorso è partito con il Covid, 16 marzo scorso, il 13, adesso non ricordo precisamente la data, non mi ricordo. Allora, ragazzi, se Bitcoin ha fatto il massimo del ciclo annuale, per tornare eventualmente ad avere un trend che vada a riprendersi questi 42K, ragazzi, ce ne vuole, e qui ci spostiamo poi adesso nel proseguo del video, ragazzi, anche a guardare il time frame weekly, perché lì vi faccio vedere dei livelli importantissimi, fino a poi a finire il video, ragazzi, con il time frame mensile, perché quello è stra importante andarlo a guardare, perché sta facendo un pattern veramente bruttissimo, quindi speriamo non lo vada a completare. Allora, ragazzi, da un punto di vista di analisi su Bitcoin, vi ho indicato quelli che sono i livelli di supporto. E in questo caso, appunto, la media a 21 è un baluardo che speriamo di non prendere. Ma da un punto di vista di analisi ciclica, invece, del mercato, cosa sta succedendo? Intanto è il primo ribasso degno di nota, per cui Bitcoin in questo momento ci sta dando una idea generale di quelle che sono le fasi cicliche che si muovono in questo momento. Perché vi ricordo che fino a qualche giorno fa, ragazzi, con un trend ad ascensore come quello che abbiamo visto, era totalmente impossibile andare a guardare le chiusure cicliche, perché Bitcoin non faceva minimi, risaliva da solo costantemente. Quindi, ragazzi, probabilmente questo minimo in questione è una chiusura ciclica importante, quindi il mercato sta disegnando la sua prima struttura di price action, che poi andrà ovviamente contro la quale, diciamo, andrà a combattere probabilmente nelle prossime settimane. E questo avviene sempre, ragazzi, anche in price discovery. C'è poco da fare. Dal punto di vista di analisi ciclica, sembra una fase mediana da quella iniziata lo scorso 27 novembre, che dovrebbe essere così, ragazzi. Io precedentemente avevo indicato come possibile chiusura del ciclo, eventualmente mensile, questo 4 di gennaio, perché, ripeto, ragazzi, sembrava, diciamo, una candela che avesse fatto un minimo. In effetti poi è partito a razzo, ma con una candela di questa portata, direi, ragazzi, che forse è meglio andare a ragionare su questo minimo che probabilmente farà, se non oggi, magari speriamo domani, ragazzi, e poi andare a rifare i calcoli. C'è poco da fare. Se dovesse scendere invece diritto, molto hanno paura che, come è salito, scende, ragazzi. Purtroppo questi sono i mercati del cripto. C'è poco da fare. Da un punto di vista di posizioni nell'Academy, proprio questa mattina ho condiviso tutte le mie posizioni generali, quindi quella sul trading di breve, sul trading di medio e sulla parte di lungo periodo. Ve la ridico qui, così siamo trasparentissimi, ragazzi, anche perché l'Academy, le iscrizioni sono chiuse e quindi non potete accedere, solo i corsisti, chi acquista il corso, ragazzi, adesso può accedere in Academy al momento, poi la riapriremo fra qualche settimana, non so ancora, ragazzi, quando. Però da un punto di vista di trading di breve, abbiamo tentato un ingresso, anzi due ingressi, ragazzi, ovviamente stoppati con un sistema velocissimo, ma con un pezzettino di capitale veramente irrisorio, il 20%, proprio per tentare di fare il famoso acquisto, diciamo, sulle cadute. Ovviamente stop. Quindi sul trading di breve, ragazzi, io sono flat. Sul trading di medio sono flat, quindi nessuna posizione. Sulla parte hold continuo ad essere long, ed è la parte hold che in questo momento mi preme gestire, ragazzi, perché insomma, avevamo avviato un progetto anche in Academy per andare a coprirci, ma il mercato non ci ha dato il tempo, perché l'abbiamo avviato 2 giorni fa e oggi ci fa lo sciacquone, quindi impossibile andare a, diciamo, ad avviare quel progetto, ragazzi. Certamente ognuno di noi ha tirato le sue conclusioni e ognuno di noi ha anche dei livelli di stop per le parti hold, ragazzi. Però il problema qual è? Che la parte in holding sul mercato in questo momento ha uno stop decisamente lungo. Adesso vi faccio vedere il grafico settimanale, e sul grafico settimanale vedete perfettamente che questa cosa che vi sto dicendo ha un grande senso. Allora, spostiamoci sul grafico settimanale, ragazzi. Questo è il grafico settimanale che io uso
di Bitcoin per la mia struttura ciclica da 2 anni, esattamente lo stesso identico grafico da 2 anni, solo poi aggiorno ovviamente con i nuovi prezzi. Ragazzi, allora qualcuno di voi magari se lo ricorda perché l'ho mostrato anche in qualche altro video. Da un punto di vista di trend, il trend in questione è diritto, cioè non è che noi qui con la giornata di oggi abbiamo una manomissione del trend di lungo periodo di Bitcoin, ragazzi, lo so che sono $10,000 di oscillazione, lo so che fanno paura un meno 20 sui mercati, soprattutto con Bitcoin così maturo va assolutamente preso in considerazione. Io mi aspetto che Bitcoin abbia le spalle più forti questa volta rispetto a marzo, ne parleremo comunque magari successivamente. Non voglio parlare di una cosa che appunto non è ancora successa, quindi io mi aspetto che Bitcoin abbia le spalle più forti rispetto ai crash di marzo, ma ci stava che in una fase dove tutti stanno cercando un modo e un motivo anche per vendere e uscire dal mercato, ci stava che Bitcoin facesse esattamente questa sua discesa veramente in flash crash. Però se analizziamo intanto la struttura della price action sul grafico settimanale, è evidente, ragazzi, che questa candela, addirittura, nonostante sia una candela bruttissima, è iniziata intanto nella giornata di oggi, perché è la candela dell'inizio della settimana, ed è, ragazzi, un inside alla precedente. E lo so che sembra strano, però la precedente, ragazzi, aveva fatto un minimo di $27,000 e poi è andata a fare un massimo di $42,000. Questa candela è un inside, quindi da un punto di vista di inversione di trend di lungo periodo qui non c'è nulla. Questa è una candela di respiro. Poi è chiaro, ragazzi, un respiro di $11,000. Se fossimo degli oracoli sarebbe stato meglio chiudere tutte le posizioni, ma è impossibile conoscere queste cose, quindi si segue l'analisi tecnica e la price action. Poi ci sono chiaramente i geni sicuramente che avranno venduto al massimo, ma non è possibile, ragazzi, rifarlo 10.000 volte questa cosa. Quindi io quello che sto facendo con le mie posizioni in hold è seguire il trend di lungo periodo, mentre quelle in trading e in breve e mid sono tutte chiuse e sto aspettando di rientrare long con il trading di breve, che chiaramente però, ragazzi, gestirò in Academy con tutti i sistemi algoritmici, i trading system e tutto quel che sia. Ovviamente non vado a farlo manualmente così alla rinfusa, ho tutte le mie indicazioni. Perché? Perché in questo caso, ragazzi, si balla e si ballerà parecchio. Però, tornando al grafico settimanale, questa candelona bruttissima potrebbe essere la chiusura del movimento ternario, quindi centrale, di questo ciclo di struttura semestrale. Questo è un ciclo grande che è la seconda parte di quello iniziato con il Covid e dovrebbe essere costruito in questo modo. Questo ciclo dovrebbe andare a fare la close del annuale a marzo, ragazzi. Ora, il problema di fondo è esattamente proprio questo, cioè se il mercato inizia a scendere in maniera estremamente brusca, senza freni, e va giù per esempio già nella prossima settimana o anche in questa, andando a breccare i minimi di $27,700 di questa settimana che sono stati indicati qui dalla quest'area tra le due gialline, ragazzi, quindi questa area qui in mezzo deve reggere, ok? Questa settimana dovete avere un occhio tra i 29.500 e 27.300, deve reggere quest'area. Se andiamo a bucare il minimo della settimana scorsa di poco, quindi andiamo a fare una specie di doppio minimo, ok, ragazzi, però già sotto quei livelli iniziamo ad avere seri problemi e la questione si mette malissimo, perché potremmo addirittura allungare sui $24,000 e a quel punto ci sarebbe un'inversione importante di medio periodo e andrà valutata con l'eventuale chiusura di alcune parti di position in hold. Lo so che lasciamo sul campo tanti tanti soldi, ragazzi, ma lo sapete che se fate hold e seguite il trend uscire ai massimi è impossibile, l'ho detto migliaia di volte. Allora, qui poi però cosa dice almeno la ciclica? Che dovrebbe ricominciare un'altra struttura
da qui per poi andare a fare la chiusura vera dell'annuale. Ora, come ben sapete, il trend si segue sempre, quindi qualora questa candela settimanale diventi estremamente pericolosa, una parte io la liquiderò del mio hold, però come vi ho detto poco fa, ragazzi, solo sotto determinati livelli che vi ho indicato. Ma la cosa grave, 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 grave che dovremmo andare a guardare sarà il grafico mensile per il mese di gennaio, ragazzi, perché il mese di gennaio, come quello di novembre del 2019, a questo punto diventa un mese chiave perché non dobbiamo fare questa figura che adesso vi mostro. Allora, questa è la struttura delle candele del mese di gennaio e se il mese di gennaio, ragazzi, chiude con una candela di questo tipo è una cosa da tenere in considerazione, stra pericolosa una candela di questo tipo perché indica che è stato fatto un massimo storico importante, molto similare a quello che avvenne nel dicembre del 2017, anzi questa è peggio se dovessimo dirlo, però ragazzi siamo solo all'11 di gennaio, quindi voi questa candela abbiamo 20 giorni davanti, la dobbiamo tenere in stretta osservazione se volete capire, poi la analizziamo sempre sul canale, ragazzi, quindi chiaramente iscrivetevi se ancora non l'avete fatto perché sono giornate concitate, l'ho già detto e lo immaginavo sarebbe stato così. Ok, allora questa candela deve essere meno pronunciata con la sua shadow. Non ci interessa ritornare sui massimi in questa fase che Bitcoin saliva in ascensore. Non va bene una cosa del genere. Va bene, però, se la candela va a chiudere in una zona del genere, mi fa una candela così, allora è accettabile, va bene ragazzi. Se invece la candela in questione diventa una hammer rovesciato, quindi con questa benedetta shadow lunghissima su un grafico mensile, ebbè, una classica figurazione di pump e di bolla speculativa, innegabile. Quindi da quel punto in poi dovremmo trarne le conclusioni, ragazzi. Peggio ancora se andiamo sotto i minimi del mese, che come vi dicevo sono a 28.005. Quindi se si scende sotto i minimi già del mese si va a fare un brusco risveglio. Poi se addirittura sotto i 24, come vi ho mostrato prima, diventa una carneficina, va bene, ok. Allora, io spero non sia così. Quello che mi attende in questo momento è una ripresa con il nuovo ciclo settimanale. Sono pronto a fare un long di breve, non di medio, ragazzi. Sono ancora long con le mie posizioni in hold. Vi ho indicato le aree di estremo pericolo. Qualsiasi cosa io mi sia dimenticato, vi chiedo scusa. Scrivetemi nei commenti quello che state facendo. E mi raccomando, nervi saldi e abituatevi. Montagne russe. Lo sapevamo, ok? Ciao ragazzi.